bisogna ascoltare la voce di chi lo ha fatto. Nelle presentazioni, diciamo, nell'ultima presentazione che stiamo facendo negli ultimi anni, c'è il dialogo con l'autore, proprio per consentire all'autore di esprimere a tutto tondo il lavoro che ha fatto, perché non lo possiamo leggere mille volte, però ecco, l'intenzione dell'autore si coglie solo ascoltando la sua voce. Quindi ti do 10 minuti per esprimere il tuo... Grazie, grazie professore Catanzaro, grazie mille. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie veramente di cuore, perché mi rendo conto che il mio desiderio innanzitutto è uno, cioè stasera si vada via tutti quanti da qui con una speranza un tantino maggiore rispetto a quella precedente, a quella ordinaria, che sulla Locride, nella Ionica, si possa dialogare, perché ci sono eccellenze, perché ci sono qualità, perché c'è tanta capacità, e secondo me il dialogo può aiutare questo nostro territorio ad una effettiva e grande ripresa. Mi permetto di aggiungere, abbiamo dimenticato nei saluti diverse persone, rappresentanti delle amministrazioni comunali, provinciali, regionali, dei consigli dell'ordine dei professionisti, degli avvocati, degli ingegneri, degli architetti, tutti presenti, e non riprendo in particolare dal punto di vista nominativo, però c'è veramente tanta bella gente e vi ringraziamo. Vuol dire, sindaco, caro sindaco, che c'è il desiderio di dialogare su questo territorio per una rappresentanza maggiore. Io desideravo salutare innanzitutto e ricordare, perché il mio lavoro è iniziato dalla lettura dei testi del professore avvocato Enrico di Siderno, il quale aveva già negli anni 60 iniziato questo tipo di ricerca. E guarda caso qualcuno mi diceva, tu che vieni da una militanza che è certamente un po' radicale da un lato, hai ripreso il lavoro di un'altra parte politica. E per la storia, esatto, questa è la cosa fondamentale. E permettetemi, oltre al professore Enrico, che io l'ho invitato, anche il figlio Angelo, mio vecchio amico d'infanzia, sicuramente ha avuto qualche disguido, desideravo ricordare il dottor Rinaldo D'Aquino, il dottor Rinaldo D'Aquino di Caulonia, che è scomparso recentemente, è il suocero dell'avvocato Campisi, che è stato per tanti anni sindaco a Caulonia, consigliere provinciale. E il dottore D'Aquino, come tante gentili persone del nostro territorio, mi hanno fornito dei dati che erano introvabili. Per trovare i dati dei consigli comunali del 46, io ho girovagato per tutti i nostri comuni, rendendomi conto di come gli archivi eventualmente sono tenuti. Sono poi andato all'archivio di Stato, poi sono andato in prefettura, poi sono andato addirittura all'archivio a Napoli. Ma in ogni caso è stato un lavoro molto dedicato, e ringrazio tutti i cittadini, gli amici che mi hanno fornito questi dati. Il titolo del libro, io cerco di essere molto sintetico, è forse in effetti forse un po' populista, potrebbe sembrare oggi, laddove viene rappresentato ad un ragazzino di 20 anni. Certo, per noi provincia della Locride o provincia di Locride ancora un determinato fascino. Quindi una copertina apparentemente frivola, che secondo me frivola non è, perché nel momento in cui noi ci rendiamo conto di chi eravamo e come noi eravamo, possiamo anche capire come noi oggi siamo. E allora il mio è un invito ad una riflessione comunitaria partendo dalla cultura. Spesso si fa cultura, ed è giusto, e c'è la grande libertà, per fortuna, di poterlo fare. A me piace e intendo la cultura quasi come una dieta, come una forma di militanza, come un'attività di ricerca che deve essere posta per il cambiamento, una sorta di cultura quasi interventista rispetto a quella che è una cultura che a volte diventa una fuga dalla realtà. Cioè noi, secondo me, dobbiamo riunire Ethnos e Popo e Demos e cultura in maniera tale che si possa fornire un
da un lato è quello che sosteneva anche il professore Futia, il compianto Tulli Futia, e di noti che tutti ricordiamo, il quale diceva: noi non siamo un atomo in questa logica, noi facciamo parte di questa Europa. E allora cerchiamo di avere questa dignità culturale che possa essere spesa e possa essere ben rappresentata. A parte la copertina, dicevo, il libro come per quanto riguarda i punti di partenza, ci sono degli errori. Ci sono degli errori perché laddove io ho ricostruito ad esempio il consiglio comunale di Bivoggi o di Camini o di Canalo, qualcuno mi diceva: no, vedi che a Canalo non era Lupis ma era D'Agostino. Qualcuno poi mi parlava per quanto riguarda alcuni paesi interni, non il primo sindaco non fu Musco ma fu Diano. Voglio dire che ancora oggi, eppure il 46 è dietro l'angolo, non abbiamo con precisione l'idea di quelli che sono stati sindaci. Addirittura in alcune fonti, e non sono certamente quelle dell'amico avvocato Romero, si fa una certa confusione tra il sindaco prefettizio e quello che fu invece poi successivamente il sindaco che venne eletto. Però quello che è importante, a parte la fatica, è aver ricostruito i consigli comunali. E spero che in tutti i comuni ci possa essere questa possibilità, questa attenzione per andare a ricostruire anche i consigli delle fasi successive. Il professore Enrico aveva analizzato, vedo Aldo Dattilo che è presente, quale rappresentante della famiglia Enrico, il professore Enrico aveva analizzato prevalentemente il PC e il PSI, che allora si chiamavano più. E io, quello che la mia considerazione era che abbiamo avuto circa 750 amministratori eletti nel 1946, circa 350 sono stati eletti dai partiti, gli altri 350 sono stati definiti e si sono definiti indipendenti. Chi erano questi indipendenti? Cosa c'era dietro quell'indipendenza? Il professore Enrico dice: guardate, là vi era un fronte reazionario. Là c'erano le forze della conservazione che logicamente io stimo il punto di vista, ci mancherebbe altro, del professore Enrico, però non possiamo dimenticare che poi questi dati non sono stati elaborati da altri e noi abbiamo dimenticato una serie di ulteriori realtà che noi ci troviamo oggi qui, perché se la Meloni è oggi Presidente del Consiglio, non pensate che sia nata dal nulla, o unicamente dalla protesta, o unicamente dalla stanchezza della gente. Vuol dire che c'era un movimento che non è stato considerato, latente, sotterraneo, quasi un movimento, tra virgolette, sociale, che non era stato interpretato e che successivamente, dopo il crollo della DC, e quindi anche un ridimensionamento del ruolo della Chiesa, non ha trovato espressione politico e partitica. E allora in quei 350 amministratori comunali eletti, faccio l'esempio a proposito di Piero, di Caulonia. Caulonia, non so se fu il fenomeno Cavallaro, ma Caulonia ebbe sindaco nel 46, eletto democraticamente, l'ex podestà di Caulonia. E l'ex podestà di Caulonia fece la lista con alcuni dissidenti del PC. E allora, ma com'è possibile? Al nord non sarebbe successo. Non abbiamo fatto i conti con la storia? Io ritengo che non li abbiamo fatti. Però questo dato, unito, vedo gli amministratori, sindaco, vice sindaco di Africo, l'amico avvocato Mimmo Criaco, Africo ebbe e fu il paese in cui per primo, tra i primi in Italia, vi fu il compromesso storico, non è quella gara. Cioè la DC e il PC andavano a braccetto ad Africa nel 1946. Poi ci fu altro, ma dico che sono dati forse non sufficientemente valutati. E allora c'è un altro ulteriore dato che mi piace ricordare. A parte la scoperta di, o riscoperta di Sant'Agata del Bianco, che fu
repubblicana e non monarchica come ci avevano in parte indicato. A parte la confusione che si è verificata nel corso di quegli anni, Bovalino e Ardore, dove si votò nel giro di 3 anni, si votò 2 volte dal 46, con un fronte, mi permetto di dire, conservatore, dove non vi era una forte sinistra, quindi due paesi molto concentrati su partiti moderati, oggi diremmo di centrodestra, Gioiosa, Siderno, nemmeno a parlarne, guardavano sicuramente altrove. Ma la zona ancora più a nord, che poi nel corso degli anni per noi era una zona rossa, invece era una zona diversamente colorata, perché Roccella era, mi permetto di dire, un feudo democristiano, era un'amministrazione monocolore DC, parlo del 46. Poi ci fu uno spostamento verso il Partito Socialista, ci furono poi nuovi soggetti politici, per non parlare di Stilo, Riace, Stilo solo 17, Bivongi, erano tutti paesi, addirittura Stilo, se non mi sbaglio, che era il partito dei combattenti che amministrò Stilo per diverso tempo, con delle caratteristiche che certamente rispetto ad oggi sono completamente diverse. Brancaleone si mantenne molto invece a sinistra, forse anche per la presenza di leader che avevano avuto un grande ruolo a livello provinciale. Non parlo di Logri, feudo bianco, sarà stato per la presenza della Chiesa, sarà stato per quella maggioranza bulgara che aveva connotato e caratterizzato Logri come centro, diciamo, democristiano. Ma è importante valutare come tra San Luca, dove secondo molti le donne non andavano a votare pur avendo il diritto al voto, vedo l'assessore anche ai lavori pubblici di Siderno, l'avvocato Frocca, che mi fa piacere, se vuole accomodarsi come per tutti gli altri, l'avvocato Gerace. Voglio dire che abbiamo fatto delle apparenti scoperte, che poi scoperte non sono, ma una valutazione unitaria che forse nel corso degli anni ci è mancata. E insieme a questa valutazione ci sono due momenti, cerco di sintetizzare, che potrebbero sembrare veramente antichi: 1911-1908, il congresso operaio a Siderno della sinistra socialista e comunista. 1911, perché ancora non c'era, non c'era il Partito Comunista, era il Partito Socialista. 1911 vi fu un congresso a Siderno, dove Siderno fu raggiunta da tantissimi esponenti politici di quella sinistra, con una sorta di manifesto che aveva anticipato quello che sarebbero stati poi altri manifesti. E da non dimenticare 1908 Gerace, congresso cattolico, il congresso con il canonico Ettore Migliaccio, Monsignor Piccolo e Monsignor Raschellà, che hanno segnato la cultura cattolico-politica degli anni successivi e che ha avuto un riscontro, un ritorno enorme su tutto il territorio, non soltanto della zona, ma anche a livello regionale e a livello nazionale. Io quando sono andato andavo in archivio a Reggio e trovavo congresso dei cattolici del 1908, mi chiedevo cosa fosse, e invece là venne elaborata da parte della Chiesa, già parliamo del 1908, parliamo di una serie di dottrine che poi hanno rappresentato la base culturale della Democrazia Cristiana. Esatto. Quindi noi abbiamo questi dati che sono importantissimi da leggere e da approfondire, e assieme a questi dati dobbiamo fare delle valutazioni. Vedo qui presente anche il sindaco di Grotteria, Manuel Grotteria, che si sono spopolati in una maniera incredibile nel corso di questi anni, e la nostra Ionica, l'intera nostra Ionica, è passata dal 200.000 abitanti del 51 ai 130-135.000 di oggi. Cioè, vuol dire che la nostra popolazione va
va sempre più sparendo. E allora voglio dire che, e ho trattato anche nel libro una serie di dati, a Saiti non andarono a votare ad esempio moltissime persone perché c'erano dei fascisti in una lista e allora la gente si era rifiutata di andare a votare. A Mammola si successe il fin mondo perché si votava spesso e in continuazione, per non dimenticare quindi che cosa. Da queste analisi io cerco di sintetizzare quello che ho riportato in questa attività di ricerca che è stata molto pesante. La possibilità anche di suddividere la nostra zona in macro o micro zone. E allora io dico sempre, noi abbiamo una realtà che ruota intorno a Bovalino, Brancaleone, che ha intorno a 44.000 abitanti. Noi abbiamo una zona, l'Occhi Siderno Gioiosa, che va intorno a 55.000 abitanti, abbiamo una zona, Roccella Caulone e Monasterace, che va intorno ai 30.000 abitanti. Allora io dico che Brancaleone e Bovalino devono riavviare un enorme dialogo, Caulone e Roccella devono ugualmente farlo con a Monasterace, l'Occhi Siderno Gioiosa dobbiamo parlarci. Ora c'è il progetto del CA Roma, se non mi sbaglio, Colonia, Roccella, Marina di Gioiosa del lungomare unico, ma mi chiedo, le due Gioiosa, ecco, riprendendo il discorso dell'avvocato Romeo, hanno senso? Avvocato Macri, Gerace e Locri divise, Gerace e Locri divise hanno senso, Bianco e Asino. E dobbiamo cominciare a parlare. E allora io sono qui per cerco di dire, quando mi permetto di dire, il problema poi a un certo punto quale diventa? Perché per tantissimi anni la campagna elettorale, penso Caulonio, penso Ferruzzano, è stata non destra contro sinistra ma sopra contro sotto, perché Caulonio si votò così nel 46, erano quelli di sopra contro quelli di sotto. Bovalino, che se non dialoga Bovalino con San Luca, vedo anche un dottore Giampaolo, il mio amico Rocco Sacco, se San Luca e Bovalino non dialogano, sindaco calabrese, non si dà, secondo il mio punto di vista, l'identità dei singoli paesi si può salvaguardare anche con la cultura come militanza, la cultura come attivismo, perché poi è vero che abbiamo la stazione dei carabinieri, abbiamo l'ufficio comunale, ma potremmo avere tante tante altre risorse ed energie che certamente possono andare a sopperire ad un eventuale dialogo. Io ero uno di quelli che nel 96 ero contrario alla conurbazione non risiedente. Ora io dico, l'avvocato Floccani è presente, Mimmo Romeo è presente come altri amici di Siderno, vedo Gianni Gelace, vedo Angelo Macri, vedo Elio Pezzano, scusate se non li dico tutti, vedo Pietro Pellisano. Possiamo dialogare, perché non dobbiamo farlo? Abbiamo politici seri, abbiamo professionisti e tecnici seri, abbiamo competenze, dottore De Angelis, voi da Brancaleone non so che tipo di dialogo c'è tra Brancaleone e Palizzi, o che cosa qualcuno si chiede può unire San Luca con Camini o Africo con Riace. Però dico, siamo la costa ionica e io ritengo che forse trovare un organismo, e vado a terminare perché parlerei per giorni in maniera poco opportuna e approfondita, dovremmo individuare gli attori protagonisti del cambiamento, che possono essere sindaci. Il professore Scordino mi dice sempre che dal momento in cui non abbiamo più l'ASL ma abbiamo l'ASP, è normale che il dialogo tra i sindaci sia ridotto per quanto riguarda alcune competenze, visto che la sanità è assorbita o gestita in maniera diversa. Voglio dire che bisogna trovare un dialogo maggiore e allora individuare nei sindaci questo dialogo
che possa certamente riprendere un discorso che non è un sogno che dobbiamo abbandonare, ma è la nostra vita, è la nostra esistenza, e anche unire le tre C. Le tre C chi sono le tre C? Speriamo le tre C: calabrese, Cirillo e Crinò. Chi sono i nostri rappresentanti in qualche maniera? Non so se vuole essere, sicuramente è un augurio, però dico, possiamo avere anche le energie per riprendere ed avviare questo dialogo. Gli spunti sono tanti, l'interesse è certamente primario, quello di tutti noi e per tutti noi, e allora io mi auguro che, non so il moderatore come intende gestire questa fase successiva, che anche dei contributi da parte di tutti i presenti possano essere e sono auspicati. Grazie. Questa non è una congiuntura visionaria, ma è